Non abbiamo bisogno di un tumore per amare la vita, è semplice a dirsi. Più difficile ricordarsi di farlo, a meno che la vita non ti porti via la memoria, allora non ti scorderai mai più di amarla. Questa è la filosofia di vita del nostro amico, dell'amico che tra poco conosceremo, che lui non dimentica mai di mettere in pratica, girando il mondo per trasmettere questa consapevolezza soprattutto ai bambini degli orfanotrofi, delle favelas, delle zone di guerra. È con noi oggi l'ambasciatore del sorriso, Andrea Caschetto. Buongiorno Andrea. Buongiorno, sono iperattivo, quindi un po' mi siedo, un po' mi alzo. Cioè, no, non prendete la mare se vi faccio venire il mal di testa, chiedo già scuse in anticipo. Ok. Allora, qui non siamo, come dire, come all'Assemblea delle Nazioni Unite. Io penso che una standing ovation lì sia una cosa pressoché unica, però c'è tanto calore umano anche qui e cercheremo di trasmettere. L'ho visto ieri, per cui ho la fortuna la mattina di ascoltare la storia di Michelle. Il nome è giusto perché io faccio problemi con i nomi e mi è piaciuto tantissimo, e poi con gli amici napoletani, che anche se ho problemi di memoria, una canzone su due o su, non me le ricordo mai, ad esempio anche voglio ringraziare, hai una bellissima voce, ma anche la canzone che hai fatto oggi, che è bellissima, non me la ricordavo, quindi ho sentito le parole, ti ringrazio, però dico, ma perché non mi ricordo mai una canzone? C'è un caro amico, Giovanni Caccamo, che verrà qui ad ottobre, quindi venite tutti ad ottobre, perché anche il cane vuole venire, ho sentito abbaiare, perché è un ragazzo straordinario e io, poche delle canzoni che ricordo a memoria sono le sue, perché è uno dei miei migliori amici, quindi cioè, sembra brutto, dai, non ricordare qualche sua canzone. Sì. Giovanni è stato... come dire, uno dei musicisti più amati artisticamente da Franco Battiato, è un grandissimo artista e, come ci anticipava ora Andrea, sarà uno degli ospiti del convegno di ottobre. Ovviamente mi hanno pagato per fare già spoiler per il futuro. Andrea, mi raccomando, cioè, fai capire che dobbiamo parlare anche di Johnny Caccamo, così le persone verranno ad ottobre e non ci sono problemi. Allora Andrea, cominciamo un po' a raccontare la tua storia, per quello che riuscirai naturalmente a ricordare, ma come capirete tra poco ci sono delle cose che nella memoria di Andrea sono molto ben impresse, e questo è anche uno dei motivi per cui Andrea vive costantemente alcune esperienze. Però dobbiamo cominciare da lì, Andrea, guarda. Questa foto a molte persone fa impressione, quindi cioè, se voi la potete anche rimuovere, non vorrei dire, cioè, vabbè, fate finta che un disegno fatto di un verme, perché cioè, adesso se guardate la cicatrice è fighissima, sembra un taglio fatto da un abile parrucchiere, però peccato che ha tagliato anche la parte di sopra. Però al di là di questo, cioè, questa foto, molte persone che la guardano, fa impressione. Poi se vedete questa foto... io ovviamente le foto non sapevo quali fossero state scelte, quindi non è nulla, non abbiamo preparato nulla. Si vede il mio occhio triste, dispiaciuto, perché all'inizio, dopo l'operazione alla testa, i primi anni, non ero l'ambasciatore del sorriso, ma ero un semplice ragazzo arrabbiato con la vita, che le solite domande perché a me, perché è successo a me, avevo una rabbia incredibile dentro di me, soprattutto perché il primo anno dopo l'operazione alla testa, dopo che sono stato vari mesi in ospedale sulla sedia a rotelle, mi hanno bocciato i professori e quindi sono passato ad essere campione di matematica a ragazzo bocciato, e quindi per me significava essere scemo, essere stupido. Poi per fortuna crescendo ho scoperto, ecco, tantissime cose, non mi ricordo qual era la domanda, però era per dire che qui non c'è tutta sta felicità negli occhi, soprattutto in questa foto. Però invece è importante, per parlare della trasformazione, capire anche il punto da cui eri partito. Cioè tu eri un ragazzo che primeggiava un po' dappertutto, nel tuo libro scrivi che dice, mi bastava ascoltare una volta le spiegazioni del professore e memorizzavo tutto. Ero il capocannoniere del campionato regionale di calcio, avevo vinto la corsa campestre, le coppe di sci durante le vacanze natalizie e passavo tutti i pomeriggi a fare sport. E poi arriva l'intervento, per fortuna risolutivo, però un intervento che cambia le carte in tavola. E questa è una delle cicatrici, quella fisica, che ha queste conseguenze,
ma c'è una seconda cicatrice che invece non se ne va e che ti accompagna ed è uno dei motivi per cui ti metterai in viaggio. Questa cicatrice è la mancanza di una figura paterna. Che cosa era successo, Andrea? No, vabbè, ovviamente intanto parlo di questa immagine paterna da quando è uscito il mio ultimo libro, Ottobre, perché prima non ne parlavo mai, era una cosa per rispetto anche di mia mamma, no? Sai, questa omertà siciliana di non raccontare i fatti tuoi a nessuno. E io sono nato figlio illegittimo, quindi sono cresciuto con il cognome di mia mamma e da piccolino per me era una grande vergogna, no? Perché dico, cioè, tutti hanno il papà, oppure chi non è il papà perché è morto, però sa chi era, e io no. Ovviamente se fossi nato in una grande città sarebbe stato diverso, ma a Ragusa ero l'unico con il cognome della mamma. E c'era sempre questa vergogna quando mi chiedevano che lavoro fa tuo padre, ogni volta inventavo un lavoro diverso, è architetto in Germania, è dottore in Brasile, lo elogiavo addirittura, quindi l'avevo messo pieno di titoli di studio, un grandissimo uomo. E poi l'ho conosciuto la prima volta a 15 anni e quando l'ho conosciuto a Roma mi ha fatto impressione, perché appena l'ho visto ho detto no, ma io questo qua l'avevo visto in televisione, nei canali regionali, e anche la sua voce quando mi ha parlato era la stessa voce che per anni mi aveva chiamato chiedendomi come stavo, se c'era mia mamma. Quindi per me è stato uno schiaffo all'orgoglio, soprattutto a 15 anni, no? Sai che c'è questo senso di voler essere ribelli, lì lo sono stato ancora di più. Quindi a questo uomo ho detto guarda, facciamo una cosa, tu ti sei presentato da me dopo 15 anni e adesso facciamo che tu dovrai aspettare 15 anni, quindi quando avrò 30 anni potremo conoscerci. E gli ho augurato il peggio, gli ho detto ti auguro il peggio. Poi mi sono sentito responsabile perché a 15 anni, dopo poco, a lui è morta la moglie, è morto un figlio, quindi un mio fratello, ho avuto il tumore alla testa, quindi da lì non ho augurato più il male a nessuno, vi giuro, solo tanto bene. Però a 15 anni mi ero sentito responsabile. E comunque questa cicatrice si è poi trasformata anche questa, se l'altra ti ha permesso di diventare l'ambasciatore del sorriso, in qualche modo questo senso di paternità tu hai voluto ritrasmetterlo ad altri bambini che non hanno i genitori, ma vedremo tra poco tutto questo. Intanto... Io ti chiedo scusa se infatti poi tu mi fai domande e dico altre cose, perché dico cacchio, non era questa qua la domanda, era la cicatrice interna. Era previsto, tranquillo. Comunque... Tu vivi questa fase dopo l'operazione di disagio profondo, di non riconoscerti, di non riuscire a fare cose che prima facevi normalmente, anzi in cui eri in eccellenza. I professori sottolineano questa tua difficoltà bocciandoti a scuola, quindi perdi anche la comitiva dei tuoi compagni. Ecco, come si riparte? Come sei ripartito da questa situazione? Come ti sei rimesso in movimento? Non lo so, perché forse ogni volta do risposte diverse, perché proprio considerate che dai 15 ai 19 anni non ricordo quasi nulla. E quindi pochi ricordi che ho era la vergogna nello stare a scuola con dei ragazzini più piccoli, perché io già considerate avevo la barba, ero alto, quindi mi sembrava di essere in classe con dei bambini delle elementari. Cioè io già vedevo più piccoli quelli più grandi di me, quindi immaginati quelli di un anno più piccolo di me. La cosa forte sono stati i professori, che tutti hanno fatto a gara per avermi in classe con loro, perché si era creata in tutta la città di Ragusa la rabbia verso questi professori che si erano presa con un ragazzo dopo che ha avuto un tumore alla testa. Quindi non era, i professori pensavano che quella della memoria fosse una scusa per non volere studiare più. Ma come, prima studiavi sempre e avevi ottimi voti, adesso invece non vuoi studiare più perché hai avuto l'interventuccio alla testa, che mi sembra è durato 11 ore, non so esattamente. Però è stato bello perché ho avuto questi professori invece super affettuosi che hanno fatto a gara, e io ovviamente poi me ne sono approfittato, perché dico, visto che mi hanno bocciato una volta che ho studiato andando da tutti i professori di recupero, ora me la faccio con calma. Infatti ogni volta, oggi compito a sorpresa, e aspettate, scusate, Andrea, tu te la senti di fare il compito a sorpresa? La professoressa, oggi no, in caso domani vengo con le mappe concettuali, va bene. E quindi ne ho approfittato, e chiedo scusa a quei professori che ne ho approfittato, però diciamo è stata una sorta di vendetta personale, che però poi con l'università mi sono laureato in anticipo, senza ecco avere favoritismi. Anche perché nel frattempo Andrea è riuscito, poi magari ci dirà qualcosa di questo, a trovare un metodo per incamerare qualche ricordo. Tu a un certo punto nel libro dici che gli altri hanno un grattacielo come memoria,
in cui possono mettere un po' di tutto. Io invece ho solo una capanna piccolina e quindi all'interno cerco di metterci soltanto le cose positive, quelle che mi rendono felice, che mi aiutano ad andare avanti. Come hai cominciato a scoprire che in questa capanna qualcosa sarebbe rimasto? Ma sì, io amo la mia capanna, è bellissimo avere una memoria a marcia e saperla utilizzare bene. Molte volte che guardate persone, no, che provano a motivarvi, dicono delle cose che in realtà non pensano. Lo fanno per vendere un prodotto, lo fanno per farvi capire che la loro vita è fighissima e la vostra fa schifo. Non è così, i difetti li abbiamo tutti, io sono pieno di imperfezioni. A partire da un livello economico che sempre dico che cosa farò da grande, poi dico ho 33 anni, forse devo cambiare stile di vita perché io vivo molto con il baratto, cioè mi invitano in giro per il mondo, ora sto venendo dalla Costa d'Avorio, non so perché stavo dicendo Burkina Faso, e sono stato lì a lavorare 40 giorni con i bambini dalle 9 del mattino alle 10 e mezza di sera, anche con gli adolescenti, mi hanno dato 0 euro, ma ho avuto l'ospitalità. E mi hanno fatto mangiare il riso, il pesce, codo, testa di pesce, perché negli orfanotrofi cioè, quello è il massimo dell'elite che si può avere, e in compenso ho trovato uno sponsor che mi aveva pagato il biglietto andata e ritorno più il visto. Però se penso che cosa costruisco del mio futuro, dico intanto ho un presente fighissimo e me lo invidio da solo, quindi dico faccio un ultimo viaggio e poi forse farò una vita normale. Poi se qualcuno di voi ha idee per cosa posso fare da grande, le ascolterò volentieri, perché forse prima o poi anch'io dovrò mettermi, fra virgolette, a testa a posto, e anche questa volta ho dimenticato la domanda. E la domanda era appunto cosa ci si mette dentro questa capanna. Scusatemi. Parlavi dell'Africa. La capanna, esatto, perfetto. Esatto. La capanna è questo mio magazzino di memoria dove sono io che scelgo che cosa mettere. Vi faccio un esempio, io già nella mia capanna, almeno per 2 anni, mi ricorderò qualcosa che è successo qui in questa città che non ricordo mai se è romena, romana, rumena. Scusate, faccio confusione perché ho anche deficit di denominazione, tutte le cose simili le dimentico, però sono 4, penso, le cose che mi ricordo già di questi giorni importanti, a parte quello che ho ascoltato e quello che ho visto, parlo proprio di esperienza personale, e quindi faccio 4 ringraziamenti. Primo alla famiglia che mi ha portato qui, che mi hanno preso all'aeroporto. Mentre camminavamo loro volontari, ho scoperto che il ragazzo dietro di me è super simpatico, che è volontario qui, che forse è fuori da qualche parte, lui è stato adottato dal Cile, mi ha raccontato un po' della sua storia ed è stato molto emozionante. Io che venivo da un orfanotrofio dove mi auguro che questi bambini possano essere adottati, dietro di me c'era uno che era stato adottato, e quindi uno che è adottato diventa figlio vero al 100%, non è figlio adottivo, è figlio vero al 100%, quindi un ringraziamento a questa famiglia che va nella mia memoria. Un altro ringraziamento ieri al fotografo che mi ha portato in giro e mi ha fatto visitare tutto quello che c'è qui, sei stato super gentile. Tu te lo puoi anche dimenticare, cioè... No, super simpatico, anche perché poi non è in realtà un fotografo, io non mi ricordo cosa mi ha detto che fai nella vita. È il nostro Piero Checcaglini, sì. Un grande amico di Romena, che fa immortala tutti i momenti dei nostri incontri. Che è stato super simpatico, poi nella memoria porterò, qui c'è un grondottore CR4, perché siccome lui doveva essere anche fuori, ho detto no, ti prendi il mio posto, visto che io mi alzo. Perché è stato ieri mattina o l'altro ieri sera che ti ho conosciuto? L'altro ieri sera nell'ascensore, non so ora la storia com'è, un po' l'invento. Ciao, piacere, non so perché siamo arrivati, che lui ieri pomeriggio doveva andare a fare delle attività con dei bambini vicino alle suore dove sto dormendo io. Ho detto, ma c'è il convegno, ho detto, vabbè dai, un attimo vado con lui, ho detto, posso venire con te? Lui senza conoscermi, non sapeva chi ero, non sapevo che ero un relatore, ho detto, certo, vieni che andiamo a giocare insieme. Io ho fatto la sua spalla destra, non ho fatto il mio personaggio, ed è stato bellissimo, no, questa cosa che si è creata, perché io ieri pomeriggio purtroppo non ho ascoltato niente, ma sinceramente ho avuto una felicità incredibile a giocare con questi bambini, che è stata grandiosa, quindi anche questo qua nella memoria a lungo termine. E poi un'altra cosa che per me è stata importante è stato il gruppo dei napoletani di ieri, super simpatici, che sono diventato parte della loro, quindi mi venivo a prendere loro, andavo con loro. Per fortuna sono stonato, quindi non ho poi cantato con loro, se no gli facevo rovinare tutta la...
come si dice in italiano, non so più le mongole parole in italiano, scusate, perché un po' francese, un po' spagnolo, un po' portoghese, comunque il gruppo, l'armonia che c'era, e quindi ne approfitto, visto che ieri non ti ha ringraziato nessuno, Marika, perché Marika è una giovane di questo gruppo che poi andrà a far parte del gruppo più avanti. Una cosa che mi è piaciuta ieri con Marika è stata che sei stata una delle tante persone che ho conosciuto nel mondo che si è aperta con me, che mi ha raccontato delle tue cose, che ovviamente non mi dico niente perché sennò poi cioè, un po' di privacy ci vuole, però è bella questa cosa che vi consiglio a tutti, di parlare con le persone, di raccontare, di ascoltare. Tutti quanti in questo mondo abbiamo bisogno di comunità, di armonia, non siamo che dobbiamo vivere per noi stessi, ma viviamo per gli altri e la vita sarà fantastica. Grazie Marika. Io penso sempre che i messaggi dei nostri ospiti ci devono entrare dentro, e allora quello che ci dice ora Andrea della sua capanna deve un po' misurarsi anche con i nostri grattacieli, dove però teniamo anche tante cose inutili, e in realtà Andrea poi trattiene l'essenziale delle esperienze che vive. E questo è cominciato, io ovviamente mi riferisco a quello che racconti nel tuo libro. Nel libro di Andrea non c'è un ordine cronologico, cioè la sua storia è raccontata in maniera da seguire il flusso dei suoi ricordi, quindi poi uno riesce a ricomporlo molto bene questo puzzle, ma non c'è un ordine, si vedono episodi diversi della sua vita rappresentati secondo il modo in cui a lui tornavano in mente. Però un episodio centrale è sicuramente il tuo viaggio a Johannesburg, questo viaggio in Sudafrica che per la prima volta ti permette di capire al ritorno che è successo qualcosa, cioè quello che ti è accaduto lì ti è rimasto tutto, è entrato tutto nella capanna. Che cosa eri andato a fare a Johannesburg? Allora, intanto ti correggo, perché questo mi ricordo bene, che ha toccato le mie emozioni. A Johannesburg sono arrivato, ma poi ho lavorato a Pietermaritzburg. Se mi dici come si scrive non lo so, però mi ricordo comunque questo. Sempre in Sudafrica. Sempre in Sudafrica, senza ovviamente tu, se io parlo poi troppo, perché io non so i tempi di... Tranquillo. Fammi il segno così, sì, okay. Tagliala. quindi se mentre parlo a un certo punto sto in silenzio perché mi ha fatto il segno di tagliare. E mi fa un'altra domanda. Non c'è problema. Allora, io sono stato in oltre 100 nazioni, non so se 101, 102, perché ogni volta li devo controllare ora con il Costa d'Avorio, sono un po' fuso e perso con i numeri, ma quando sono andato in questo viaggio è stato un viaggio che mi ha cambiato la vita, perché io già ero partito, ero andato in qualche nazione, avevo fatto già delle mini esperienze di volontariato in Lituania, in Irlanda, in Germania, ma erano molto diverse quelle di entrare proprio in un orfanotrofio. Ho avuto la fortuna che una onlus, molto brava questa onlus, perché ormai con tanta esperienza mi fido di poche onlus, e ieri mi hanno detto ce n'era una fighissima nel pomeriggio e purtroppo non ho ascoltato, e quindi ricordatemi che voglio prendere contatti con loro perché mi è piaciuta tantissimo la loro storia. Ma quando sono andato, ecco, in Sudafrica, a differenza degli altri viaggi, che quando tornavo in Italia dico ma dove sono stato, che ho fatto, mi ricordavo tutto, perché sono stato negli orfanotrofi, ho giocato con i bambini, mi ricordo tutt'oggi i loro volti, i giochi che abbiamo fatto, le attività, non mi ricordo neanche un nome perché cioè, la memoria è sempre guasta, quindi fino a un certo punto si ci può giocare e lavorare. Ma la cosa straordinaria è stata che quando sono ritornato in Italia, come per magia, infatti non ho dimenticato nulla di loro, ho detto wow, sono guarito, non ho più problemi di memoria, torno a scuola che era il quinto anno, e di nuovo andavo a fare lezioni di recupero di tutte le materie tranne che religione ed educazione fisica, e non mi ricordavo le cose che studiavo. Dico ma come, ma mi ricordo ancora le cose di quest'estate in Sudafrica, com'è possibile? Ho fatto ricerche su internet e ho scoperto come Giulio Cesare, Pico della Mirandola e altri personaggi incredibili hanno utilizzato loro le emozioni e le immagini per ricordarsi le cose. Tutto ciò che tocca le nostre immagini, il nostro cuore, le nostre emozioni passa dalla memoria a breve termine alla memoria a lungo termine. Ad esempio tu ieri mi hai fatto vedere tua figlia che ha finito ora gli esami, no? Il giorno che è nata, quando te l'hanno messa in braccio, te la ricordi, no? Certo. Oppure anche le cose brutte, però è meglio ricordarsi le cose belle, queste la fanno in tutti i corsi di memoria. Quando c'è stato, parlo per quelli grandi, perché abbiamo anche dei giovani e loro sono esclusi, ma quando c'è stato l'11 settembre 2001 l'attacco alle Torri Gemelle, tutti ci ricordiamo dove eravamo e che cosa stavamo facendo. Io avevo 11 anni e mi ricordo che cosa stavo facendo, perché è stata una cosa fuori dal normale. E quando io ho fatto quella corsa, la standing ovation alle Nazioni Unite, è stato proprio per non far dimenticare a nessuno delle persone lì presenti
della mia presenza che c'era stato lì, infatti ancora a distanza di anni mi contattano e mi scrivono e forse ho perso di nuovo la domanda. Quindi le emozioni vive, profonde, legate all'umano, sono quelle che hanno permesso ad Andrea di mantenere un contatto con i suoi ricordi, con la sua memoria. E questo credo che tocca anche ciascuno di noi, no? L'esigenza di tenere un filo con le cose davvero importanti, quelle non le perdiamo, rimangono con noi e quindi le dobbiamo cercare. Ed è esattamente quello che ha fatto Andrea. Aspetta, prima che sposti la foto, ad esempio questa bambina, mi ricordo anche il nome, Pendo, del Kenya, e con una onlus l'abbiamo fatta venire in Italia per farla operare al cuore. Questa bambina quindi è viva per lo 0,001% anche grazie a me, quindi ogni volta la vedo, wow, che figata. L'abbiamo fatta incontrare anche con il Papa e io ho dato il mio posto per darlo a lei e a suo padre, perché era giusto che lo andassero a incontrare loro. Quindi voglio bene appenderlo, l'ho visto, mi sono commosso, scusami. Che bello, tra l'altro io le foto le ho selezionate in maniera assolutamente casuale, le vedrete scorrere e ci mostrano con quale spontaneità, naturalezza, freschezza e gioia Andrea sta con i bambini. Allora, cosa succede fra te e i bambini, in particolare i bambini degli orfanotrofi che tu vai a visitare? Andrea a un certo punto ha organizzato un giro del mondo degli orfanotrofi, cioè sei andato a vedere come stanno i bambini degli orfanotrofi in tutto il mondo. Sì, ovviamente, perché volevo fare un viaggio lungo che doveva superare quei soliti viaggi dei 3, 4, 5 mesi, durato da febbraio a novembre. E avevo questa intenzione di girare il mondo proprio per fare un viaggio che non potevo mai dimenticare, quindi tutti i giorni in orfanotrofi diversi per fare attività con i bambini. Ho fatto fare principalmente le stesse attività perché era anche un mio studio per dimostrare come le culture nel mondo sono diverse ma i bambini sono uguali, perché ogni volta ci sono tutte queste problematiche nel mondo è sempre colpa degli adulti, non è mai colpa dei bambini. E quindi io ho voluto fare questo progetto con me stesso, una cosa fatta di cuore. La cosa bella è stata che a mano lì è stato quando piano piano, grazie a Facebook, perché io in passato non utilizzavo i social perché per me erano una cavolata, invece a distanza di anni grazie ai social ho girato il mondo e mi hanno invitato ovunque. Grazie ai social a mano mi hanno iniziato a contattare anche delle case editrici. Ah, Andrea, ci piacerebbe fare un libro sulla tua vita, ma tu non è che già stai scrivendo? Io non ho scritto niente. Sì, ha voglia, già ho quasi finito, poi ve lo faccio avere. Ho fatto questa esperienza bellissima dove ho giocato con 8.008 bambini, infatti ora non lo vedete da lontano, ma qui, cioè, tu lo vedi da vicino, ho un tatuaggio, 8.008, che sono stati i bambini con cui ho giocato quell'anno. E poi a distanza di tempo ho detto non conterò mai più bambini, perché devo far capire con quanti bambini ho giocato, e ho capito dopo settimane che 8.008 erano tre infiniti visti dall'alto. Quindi ma poesia, bellissima, e quindi l'ho tatuato qua per ricordarmi di non contare più i bambini. Quindi... Andrea, fammi capire però come nasce questa tua alchimia con i bambini, perché non è così semplice entrare in contatto, poi sono bambini che ti vedono, poi molto spesso sono paesi africani, sono bambini che anche come culturalmente, con la lingua, non ci sono punti di contatto. E cosa succede fra te e i bambini? Ma io principalmente con i bambini sono un bambino, quindi entriamo subito in armonia. Infatti mi capita sempre dove vado, negli orfanotrofi, tutti che mi rimproverano, le suore, i preti, i musulmani, tutti mi dicono Andrea basta di giocare, dovete venire a mangiare, no l'ultimo gioco, aspetta facci fare questa cosa, cioè sono un bambino e quindi entro in contatto con loro con questo. E poi i bambini, fidatevi che loro capiscono tantissimo, cioè i bambini hanno questo istinto da dire di lui mi posso fidare, cioè per me è funzionato, non lo so con gli altri, però ho sempre avuto questa incredibile affinità con i bambini, che sono infatti per me i miei maestri di vita, sono i miei professori, sono i miei figli, sono i miei nonni, sono tutto per me i bambini. Ecco, ad esempio qua ci sono i bambini di una scuola in Ucraina, e questa foto l'avevo fatta proprio, non so se uno o due mesi prima dello scoppio della guerra. Appena è scoppiata la guerra, subito sono voluto partire per andare in Ucraina per fare sorridere qualcuno e per portare
gli aiuti. Mi sono sentito un po' un razzista perché dico, cacchio, non sono andato in tante guerre nel mondo per mia scelta, perché sto andando qui. Secondo me per il semplice fatto, perché se uno c'è una guerra in Sierra Leone, uno non ha amicizia in Sierra Leone, è diverso se c'è una guerra in una nazione dove fino a prima poco avevi giocato con i bambini. Ora una di questi bambini è in Italia, e proprio l'altro ieri mi ha fatto una videochiamata sorpresa, Angelina o Angelica, Angelita, non so, però è un angelo, bellissima. Scusa, io poi se vedo le foto mi vengono i ricordi, e quindi interrompo quello che dice. Io però sono sempre curioso di capire che cosa ci fai con i bambini, giochi, tu ci sei, hai sì. fatto qualche corso di clown, che cosa... Ho fatto tanti corsi, ho anche un master di cooperazione internazionale, mi piacerebbe iniziare a studiare anche psicologia, cioè aggiungiamo cose, però non per il curriculum ma per me. Però ecco, con i bambini faccio attività principalmente pedagogiche, di gruppo, attraverso... lo sport, il disegno, la musica, non che io insegno loro a disegnare, possibilità a trovare dei suoni anche attraverso un giornale, attraverso una lattina disinfettata raccolta da terra, e soprattutto la creatività, lavoro con la loro creatività, gli do motivazioni, ho questa voglia di essere un esempio per loro, e soprattutto anche con i ragazzi grandi degli orfanotrofi, gli adolescenti, perché molte volte loro sono quelli che nessuno vuole più, perché ormai come al canile, dici il cane, questo ormai è vecchio, non lo voglio, a che cosa mi serve? Io spero che un po' le leggi possano cambiare in Italia, che l'adozione possa essere aperta a tutti quanti, e mi auguro con tutto il cuore che anche se non dovessi avere una donna anch'io possa adottare dei figli, io adotterò quelli là che non vuole nessuno, con qualche sindrome, con qualche malattia, grandi, chi se ne fotte, viva l'amore per tutti. Di incontri come questo ne fai tanti, e probabilmente nella capanna non ci andranno, ma sicuramente questo incontro qui, questo nella capanna il suo posto l'ha trovato. Avevi la possibilità di parlare, tu che sei, voglio dire, Andrea non è espressione di una ONG, di una grande associazione, non è rappresentante di qualsiasi realtà a livello nazionale e internazionale, lui è semplicemente Andrea Caschetto, avete capito? Cioè, si è mosso sempre in autonomia, cercando di trovare dei punti dove potersi dove poter andare, dove poter essere ospitato. Però a un certo punto ti danno il palco delle Nazioni Unite, tu in questo momento hai parlato davanti a rappresentanti di tutti i paesi del mondo. Come si sfrutta un'opportunità del genere e come la si vive, Andrea? Ma mi hanno fatto una standing ovation, che però non ho detto niente di nuovo, ho parlato delle adozioni, ho parlato della gioia dei bambini, del loro potere, poi non so di che cosa, perché parliamo di qualche anno fa, però, e poi non mi riascolto da solo, mi annoio, però comunque c'è, cioè, mi hanno fatto una standing ovation per qualcosa di scontato, non lo so, è come se viene qui qualcuno e vi parla che è giusto che tutti quanti possano bere un bicchiere d'acqua e mangiare un pezzo di pane, e gli fate una standing ovation, cioè più che una standing ovation per me forse deve essere un capo espiatorio verso di loro. Per me non è la conferenza che ricordo al primo posto, per me al primo posto c'è stata quella al carcere Malaspina di Palermo, con questi adolescenti, ancora hanno fatto una bellissima a Boaché in Costa d'Avorio, dove tutti si sono messi poi in fila, i detenuti, i ragazzini, ad abbracciarmi, ed è stata una cosa molto forte, perché quello del carcere di Palermo, mi hanno detto, Andrea, loro hanno un deficit di attenzione, non gliene frega niente di queste cose organizzate, quindi se non ti ascolteranno non ti preoccupare, vanno bene anche 5-10 minuti. Sono rimasto con loro un'ora e mezza, tutti muti in silenzio, e mi hanno riempito di domande, perché io quando sono andato da loro ho studiato la strategia, ho detto che cosa gli posso dire, entro in questa stanza fra le sbarre, sai, tutti seduti così, no, annoiati, mazza che noia questo che deve venire, io li guardo, li fisso e dico, mi trovavo in Colombia a Cartagena, ero a casa di un narcotrafficante, mi voleva togliere la vita, lui aveva spacciato tonnellate di cocaina in giro per la Colombia, e da lì tutti attenti, e poi dopo, ma la storia è vera, cioè non è finta, è vera,
Però dopo che ho catturato la loro attenzione, poi ho parlato di giochi, di bambini, di cose che se le avessi dette all'inizio non gliene sarebbe fregato nulla. Quindi ecco, un consiglio è quello là sempre di renderci conto le persone che abbiamo davanti per dargli qualcosa che possa essere interessante. Cioè se io vengo qui a parlare con voi, non è che inizio a parlare, non lo so, di uno sport, qualcuno che ha vinto quella coppa di sci, perché questo interessa al 10%. Quindi uno sempre, in base a chi ha davanti, è importante capire che cosa bisogna dire, anche proprio per il rispetto della concentrazione, perché tutti abbiamo una concentrazione di massimo 45 minuti. Grazie Andrea. Allora, non c'è una foto, forse lui proprio non ci riesce a non fare una foto in cui non sorride. Ma a parte quella che hai visto prima. A parte la prima. Questa parola sorriso te la affido, perché non è che di sorrisi in giro ne vediamo poi tanti, fa proprio bene guardarle le tue foto, è proprio terapeutico. Allora, andiamo a svelare un trucco, io faccio queste foto sorridenti perché tutte le persone che poi mi vedono dal vivo, pensavo che fossi più grosso, perché quando sorridi si allargano le guance, si allarga il naso, quindi quando ti vedono dal vivo, mazza, pensavo che fossi più grosso, come stai bene? Oppure anche quando faccio le foto con i bambini, le faccio così, abbassato verso, pensavo che fossi più basso, quindi sono tutte tecniche che servono poi per farsi fare quattro complimenti. Però sul sorriso non mi hai risposto. Cosa mi hai chiesto, scusa? Il sorriso. Quanto è importante il sorriso? Ma fa stare benissimo, anche perché io cerco di trovare la positività nelle cose brutte, quelle là che mi sono capitate in giro per il mondo. Voi considerate, tornando, questa è fresca, che proprio viene questa foto dalla Costa d'Avorio, e oltre a lei mi ha fatto impressione perché il giorno in cui sono arrivato nell'orfanotrofio c'erano due gemelline di 20 giorni che erano arrivate il mio stesso giorno. E, bello, sì, le coccoli, ci stai, però viene da pensare non perché sono state abbandonate, perché ognuno ha una storia diversa, io non critico mai chi fa queste scelte, ma perché non ci possa essere veramente qualcosa per dare una velocità estrema a queste adozioni e togliere questa mafia che c'è dietro, perché io voglio adottare un bambino e devo spendere 20, 30, 40 mila euro, non l'ho mai capito. E vi faccio un esempio, anche per quanto riguarda, ora non vi racconto quella storia perché è lunga, però del tentato omicidio, quando ho avuto questo tentato omicidio, la cosa bella che sono riuscito a trovare da un tentato omicidio è stato che Dopo qualche giorno ho ringraziato quel tentato omicidio, perché dopo il tumore alla testa ero convinto di non avere più paura, perché ho fatto gli esami di stato tranquilli, cioè proprio così, a ridere, a scherzare. Ancora io, che quando sono venuto qui, a differenza di molti, sai che hanno anche l'ansia, sereno, come se stessi parlando con mio nonno, non lo so, cioè io sono così con tutti. Proprio tranquilli. Nonno. No, allora aspettate. No. È stata una metafora nel senso di affetto, quindi era rivolta a tutti, non nel senso tu anziano, cioè, no, lo so, perché sai com'è, poi dice, cioè, poi mi devi parlare male, ci devi rimanere male, mi dispiace, però, quindi cioè, per me è una cosa importantissima, perché mio nonno quando è venuto a mancare, io sono tornato per lui, ero nel Vietnam. Nonno, potevo morire un altro periodo perché è morto e poi dopo c'è stato il Covid. Quindi solo sarei rimasto nel Vietnam, l'avrei visto in maniera diversa. Però dai, è stato bello averlo salutato così, e avevo anche l'impressione che era ancora vivo. Non lo so, una sensazione stranissima. Nonno, ma sei ancora vivo. Però, ecco, voglio molto bene a mio nonno. Quindi, ecco, anche se l'avessi fatto a te, l'avresti dovuto prendere come un grande elogio, perché anche un tatuaggio qua. A me fanno schifo i tatuaggi, ma non tre. Ho anche un tatuaggio qua, proprio dove c'è il mondo, il mappamondo, e per me il mio padre con la coppola siciliana che rappresenta mio nonno. E dicevi della paura. Sì, paura... ok, bravo, io dal tentato omicidio alla coppola siciliana. Cioè, allora, la paura, quindi dopo l'operazione alla testa, quindi non ho avuto ansia per nessuna cosa, esami, conferenze, quando sono andato in televisione, anche quando mi sono laureato tranquillissimo, sono andato vestito anche da Luigi XVI alla laurea, se poi andate a vedere sulle ultime foto di Facebook o Instagram o tutte e due, vestito mi ricordo. Vestito da Luigi XVI? Sì, l'ho messa perché ho fatto da poco 10 anni dalla laurea, e mi sono andato a presentare vestito da Luigi XVI, con la parrucca, con l'abito elegante, proprio... non so se dalle regie possono prendere una foto da internet, non so se... Andrea, se ci riesci...
vai su Facebook o Instagram, Andrea Caschetto, o ieri, l'altro ieri, tre giorni fa, una settimana fa massimo, non so, ho pubblicato questa foto, così la faccio vedere che è molto carina. Scusami Andrea. Allora, comunque, ritornando alla paura, perché vedi poi mi perdo ogni cosa, ritornando alla paura, quindi siccome non ho avuto paura mi sono buttato con il bungee jumping dal punto più alto d'Italia o d'Europa, mi sembra d'Italia, da Biella a 180 metri, no? Quindi hai sto pond, che cadi, bello, divertente, però basta, mi sono buttato col paracadute, ok, bello. Ma quando anche ci sono stati dei terremoti, io ero nelle zone sismiche, però non erano quelli forti, no? Quelle leggere scosse, anche lì tranquillo. Mentre quando ho avuto il tentato omicidio, una paura a mille, perché immaginate, cioè, sto col... Cioè, vedi, qua un'altra foto senza sorriso, no? Però quel sorriso è negli occhi, no? Perché dico, vi ho fregato, professori, perché ho fatto una cosa, purtroppo sarò registrato, quindi spero che non lo guarderà questo professore a cui è rivolto. C'è stato il presidente della commissione che 10 anni fa, quando sono arrivato vestito da Luigi XVI, sono entrato e lui mi guarda e mi fa: Caschetto, come ti permetti a venire vestito così? Non ti faccio fare l'esame. E io davanti a tutti ho preso il microfono e ho detto: professore, però così mi fa capire che non ha letto la mia tesi di laurea che ha firmato, perché all'interno della mia tesi di laurea c'era scritto che se lei avesse messo la firma mi avrebbe dato il permesso per venire vestito così, perché c'entra, c'entra, sì, sì, ho detto c'entra con le mie tecniche di memoria per dimostrare come tutte le cose fuori dal normale rimangono nella memoria a lungo termine, tutti quanti voi vi ricorderete questa cosa. Infatti quando sono stato alle Nazioni Unite c'era un professore italiano e mi ha detto: ma tu eri quello vestito da Luigi XVI, XIV, scusate, da Luigi XIV, Re Sole era il XIV, giusto? Ok, mazza che figuraccia ho fatto, da Luigi XIV, io ho detto sì, ero io, ma tu eri lì presente? Lui: no, ma me l'hanno raccontato. Cioè, quindi ha funzionato questa tecnica, ma la cosa più divertente è che poi il professore ha detto: Caschetto, le chiedo scuse che mi arrivano tante tesi, non me lo ricordavo, prego, puoi iniziare. Ma la cosa bella è che se voi andate a leggere la mia tesi di laurea, questa cosa non c'era scritta. Allora, Andrea, due domande conclusive. La prima è una violazione della privacy. È una violazione della privacy, però tu questa cosa la scrivi nel libro. No, io posso dire tutto senza problemi. Eccolo. A un certo punto racconti... Non ho figli in giro per il mondo, ok. Quindi se leggete questo libro, che è una lettura interessante, gradevolissima, è come si sta adesso con lui, ecco, lo stesso clima, la stessa atmosfera. E a un certo punto lui racconta le sue vicende non proprio fortunatissime di amore, e che lì la tua memoria entra in gioco. E lui ci scherza molto, però effettivamente se ci pensate, perdere la memoria a breve termine rispetto a una persona che hai conosciuto, che in quel momento è molto importante, un secondo dopo la perdi di vista, non è una cosa di poco conto. Allora, da specificare che non riesco a capire questa connessione, perché dico, io mi ricordo le emozioni, quindi io ho dei ricordi, però possibilmente non lo so, mi frequento una ragazza in Brasile, viviamo lì per 2 mesi, io nella testa, no? Lei è la donna della mia vita, voglio sposarla, voglio vivere con lei, parto, vado da un'altra parte, tipo dopo qualche giorno, Andrea, che fine hai fatto? Io, Maronna, vero, ero fidanzato, cioè è una cosa brutta, che quindi io chiedo scusa, ma vorrei, mi serve uno psicologo per questo, penso, non penso che c'entri molto la mia memoria, possibilmente anche il fatto di essere cresciuto senza padre, di aver avuto solo la mamma, non lo so, però questo non so se è veramente la memoria o può essere qualcos'altro, perché io ho fatto una domanda del genere a una psicologa, perché ho fatto una seduta da una psicologa, perché per me è una cosa fighissima, dovremmo fare tutti, però io mi sembra l'ho fatta una sola nella vita, e ho detto a questa psicologa l'anno scorso, 2 anni fa, non so, le ho detto: ma perché questa cosa? E lei mi ha detto: no Andrea, tu non hai bisogno di venire da me ad altri psicologi, perché anzi è sembrato come se io fossi in seduta da te che mi hai trasmesso questa energia fighissima. Questo fatto che c'entra con questi ricordi, con le donne delle quali ti illudi di essere innamorato, perché poi è un'illusione, secondo me è una cosa che hanno di parlare con un neurologo, perché questi niente, ti hanno toccato qualcosa alla testa e te l'hanno modificata, non lo so, poi ogni volta rimando sempre il tutto, però è una cosa, se c'è qualcuno che sa qualcosa,
datemi questa risposta perché mi può fare eternamente piacere, però una cosa che ho imparato negli ultimi anni è che se io mi illudo che sono in qualche parte del mondo, che lei è la donna della mia vita, uno non glielo dico più e due dico guarda ho questo problema e ho dei messaggi che faccio leggere di altre ex ragazze, cioè spiego tutta, metto il curriculum davanti, quindi cioè, se vuoi rischiare rischia, però fatti i tuoi, poi cioè, non te la prendere con me. Io voglio pensare, Andrea, sarà un'illusione che non sia né lo psicologo né il neurologo che ti possono aiutare, ma semplicemente fare l'incontro giusto per te. Forse è questo. Grazie. Ti faccio un'ultima domanda larga su cui puoi, dentro la quale puoi mettere dentro tu. Prego. Allora, prima che mi fai l'ultima domanda, ci sono due cose che voglio fare. Vai. Spero non mi arrivo tutte e due perché me ne ero preparata 10 secondi fa. Allora, una... Questo abito, che non mi metterei mai in giro, anche perché me l'ha fatto una sarta molto simpatica ora in Costa d'Avorio, ci teneva a farlo per me, per quello che facevo con i bambini, quindi molto bello, purtroppo là un po' lasciato europeo, no? Quindi mi ha messo sto colletto tamarrissimo, che infatti appena torno in Sicilia fra un mese me lo faccio rimuovere, perché poi è bellissimo, sì, qua sono gli abiti da matrimonio. Ma una cosa che mi piace molto di questo ruolo di poter venire qua e parlare davanti a voi o andare in giro è quello di fregarmene al limite del giudizio degli altri, perché considera, quando io all'inizio tornavo con i vestiti, non lo so, in giro per il mondo, mi è sempre piaciuto avere questi ricordi degli abiti, ogni volta che tornavo in Italia, in Sicilia, ma come si è vestito, ma chi si crede di essere? Disgraziato, no? Ormai, no, quando uno va in televisione, che fai quello che vuoi, puoi fare quello che vuoi, e la cosa figa, ormai quando mi vedo in Sicilia le stesse persone, si vede con viaggiatore, si vede, e quindi ho detto, sto vestito me lo voglio mettere una volta nella vita, l'ha fatto la sarta per me, fatemelo mettere, prima cosa, bello. Seconda cosa, scusate, volevo andare a ringraziare anche le persone che non ci seguono dal vivo ma c'hanno uno schermo là dietro, anche un secondo per ringraziarli, allora aspettate. Grazie mille. Volevo dare un abbraccio anche a voi, grazie. Aspetta, questo dillo al microfono. Quanto sei bello. Quanti anni hai? Sono vecchia. Sei single? Allora ragazzi, ho trovato la donna della mia vita. Grazie, a dopo. Ok, scusatemi. Allora, ho trovato un'altra bella foto sorridente per farti questa domanda. Sì, con i bambini, con tutto il riso in faccia, fra l'altro. Anche allora, qui della Andrea, Costa d'Avorio. Mi sembra giusto però che nella nostra vita sempre non manchi la parola grazie, quella va sempre ricordata. E a un certo punto tu dici, se oggi sono l'ambasciatore del sorriso, lo devo a mia mamma, Sara, alla mia famiglia, i bambini scalzi, alla figlia che ho cresciuto con amore e difficoltà, la mia memoria. Mi avevi fatto preoccupare, ho detto, ma che è sta figlia, da dove è spuntata? Te lo giuro, cioè, ma questa è una cosa scritta nel mio libro? Sì, ah, okay, certo, no, okay. Certo. Okay. Io la figlia, io ho detto, ma che è successo? Si è lodato il Signore, grazie. No, anch'io quando ho letto la prima volta, per fortuna, poi c'era subito la mia memoria. E dico, va, e soprattutto a mio padre, il mondo. Sì. Questi sono i tuoi ringraziamenti. E poi non smetterò mai di ringraziare mio padre per avermi fatto sentire talmente tanto la sua mancanza che oggi tutto l'amore paterno che so di avere è merito suo. Per i bambini con cui io gioco nel mondo, io sono il padre che avrei voluto avere.
No, bellissimo. No, bellissimo, perché vi giuro, a me un po' fa schifo la mia scrittura, infatti non mi leggo mai, perché cioè, mi annoia leggere cose che già so di me, dico che me ne frega dove sono stato, che ho fatto. Però ci sono molte frasi che mi mandano anche delle persone bellissime, che se mi mandano queste frasi fra virgolette mi dicono grazie, io poi mando il messaggio, ma di chi è sta frase? Tua? Ah, bello, io, cioè tipo se dico, ma l'ho scritto io, beh, cioè, questa cosa mi piace, beh, grazie. Oppure altre volte, che figuracce che ho fatto in conferenze, sì, perché una volta non so in quale libro ho scritto, dico una frase, no, veramente è di William Shakespeare. Quindi, vabbè, cioè, la mia non è cattiveria di impossessarmi di frasi di altri e non riconoscere le mie. Però sì, no, bellissima questa cosa che ho detto, infatti io non smetterò mai, infatti, di ringraziare questo uomo, e mi dispiace tantissimo di aver avuto da piccolo il rancore, perché il rancore non serve a nulla. Se qualcuno mi fa del male, io ho rancore, tristezza per quello, non è che va a modificare la situazione degli altri. Quindi è meglio prenderci per i fondelli, illudere il nostro cervello e accontentarci di ogni cosa. Ogni cosa che c'è, beh, ricordate, dove ho dormito, tu sai dove ho dormito io, come dal suor Luisa? Sì, a Borgo alla Collina, dalle suore di Borgo alla Collina. Nell'ultima storia di Instagram, infatti, ho detto, ragazzi, io conquisto sempre le sue, ecco qui l'ultima conquistata e corteggiata, che bello, che simpatico, cioè, super simpatico. Io adoro le persone così, anche nell'ambito religioso, che hanno la disponibilità a scherzare di ogni cosa e non sono dei personaggi costruiti. E lì, in questo centro, a parte questi bambini, c'è una ragazza di 18 anni, originaria dell'Albania, sulla sedia a rotelle, con dei deficit anche mentali, che mi ha regalato... I napoletani hanno visto, c'è un sorriso bellissimo che sorride dagli occhi, sorride dal cuore, ed è da lì da quando vedo me la spupazzo tutta, e quindi non so perché sono arrivato di nuovo a dire questa cosa, però bellissimo, chi se ne frega, non mi ricordo. Allora, non ci dobbiamo vergognare dei nostri difetti, come avete visto io mi prendo per i fondelli da solo, chi se ne frega. Se noi ci illudiamo che i nostri difetti sono delle parti belle di noi, allora le cose normali saranno giganti e i pregi saranno ancora più belli. Quindi illudetevi che i vostri difetti sono la parte più figa che avete. Fatelo, vi prego. Andrea Caschetto. Grazie. Faccio un po' il giapponese. Arigato, arigato, arigato. Grazie mille. Grazie, grazie. BBB, come si dice in latino. E ora voi avete l'incarico di abbracciarlo e di fargli sentire tanta emozione, tanto calore, così non si dimentica di essere venuto sì. Qua. Lo potete fare, lo potete fare. E poi ovviamente, anche se non vi dovesse interessare il mio libro, prendetelo lo stesso, perché come funziona che le case editrici, in base al numero delle copie che sono vendute, tu puoi scrivere un altro libro, tu non lo puoi scrivere. Tipo, un libro che ho scritto, che a me fa schifo, ho venduto tantissimo, allora da lì me l'hanno fatto continuare. Io dico, ma perché non ci sia, cioè ci deve essere questa cosa bella di apprezzare veramente i valori. Per me l'ultimo libro è il mio preferito, perché non c'è soltanto questo San Francesco che gira per il mondo, ma invece ho proprio messo in atto tutti i miei difetti, proprio perché mi dispiaceva che le centinaia di migliaia di persone che mi hanno seguito negli anni mi hanno visto soltanto come quello là, il bravo ragazzo, quello là buono. Non è così, perché secondo me ci vuole l'umiltà per far capire a tutti quanti i nostri difetti. L'ho fatto, l'ultimo libro, io lo amo, non ho più voglia, penso, di scrivere libri, penso non lo farò mai più nella vita perché sono stanco di scrivere, spero di capire che cosa farò da grande. E ovviamente, quindi, se non volete il libro, regalatelo a qualcun altro. Se mi volete abbracciare e fate le foto quando avete il libro, lo potete fare lo stesso, sono per tutti quanti, quindi viva la vita. Facciamo un video ricordo per me. C'è qualcuno che non può apparire sui social, quindi si metta le mani in faccia. Allora, quindi, al massimo... aspetta. Siamo a? Siamo a Romena. Romena. In Puglia, no, scherzo, in Toscana. Quindi grazie mille, e sono qua con delle persone straordinarie che vi voglio far vedere a tutti. Grazie. Grazie, grazie. Ma bellissimo,
Ho visto anche qualche mano così che un messaggio per i sordomuti. Infatti io spero in un futuro che ci possano essere conferenze ovunque anche per loro. Grazie. Grazie Andrea.